A Diva FM, Diva Arte. Diva Arte. La rubrica settimanale condotta in studio da Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro per questa nuova puntata di Diva Arte. Oggi sono in trasferta ad Ariano nel Polesine in compagnia di una collega nonché cantautrice, di questo parleremo oggi, Anna Nanni. Ciao Anna. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Diva. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Vedo... Felice ritorno. Infatti. E parliamo di Cantami Omina, sì. Il tuo nuovo singolo che è uscito in occasione della festa del papà, guarda caso. Ho fatto un regalo al papà quest'anno. Esatto, un bel regalo per il tuo papà. Di questo singolo sta girando nelle radio, sta girando come, Anna? Va molto bene nelle radio, nei network, non soltanto nelle radio web per intenderci, ma anche nelle radio come la vostra, insomma, certo. Ecco, sono network a tutti gli effetti. Infatti dopo, durante la pausa musicale, sentiremo il brano. Si tratta di una nuova pagina perché ho cambiato produzione in questo anno, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 ho cambiato produzione, ho siglato con la Gene Records, che è una etichetta di Brescia, e questo è stato il biglietto da visita, diciamo, ecco, per il nuovo percorso lavorativo che vogliamo portare avanti, insieme a Giancarlo Prandelli, che è il mio attuale produttore. Insomma, io ho visto che il video su YouTube è già sulle 3.000 visualizzazioni. 13.000, scusami. Sì, sì. 12.006 e qualcosa, insomma. Sì. Stiamo lavorando molto bene, è uscito questo video molto simpatico, tra l'altro c'è la partecipazione straordinaria di mia mamma, per cui chi la volesse conoscere, sì. Fantastico. C'è anche mia mamma, perché canta mio Mina, a un certo punto dico, se non lo vuoi fare per me, a Mina, io dico fallo per mia mamma, perché mia mamma è una fan accannita della Tigre di Cremona. Ma Anna, prima di tutto questo, prima di arrivare a questo singolo, questo insomma il frutto di tutto, è tutto un lavoro che hai alle spalle di anni di studio e di quant'altro. Perché proprio Cantami Omina? Come sei arrivata a questo prodotto di eccellenza? Io parlo così perché... Allora, insomma, nel disco, nel mio primo disco, che è uscito il primo aprile, se non ricordo, 2016. Che sono... Era uno scherzo? No, no, sono uscita, ho fatto il Pesce d'Aprile, sono venuta in radio all'epoca a presentarlo, se non ricordo male, sempre con te. Sì, sì, sì. C'è una canzone che si intitola Basta un colpo, che dice che serve un colpo di fortuna per avere successo sostanzialmente. Questo si sa. Questa credo che sia il proseguo in qualche modo ideale di quella canzone, perché se Mina cantasse una mia canzone potrei dirmi, no, arrivata no, però sai com'è. Dai. Diciamo un bel colpo di fortuna, insomma, ecco, perché se Mina decide di cantare una tua canzone, forse non sei proprio così scartina, diciamo, ecco, sei qualcosa di... Sì, mi è giunta voce, tra l'altro, che l'ha ascoltata, che ha detto che è molto carina, quindi adesso vediamo se riusciamo a convincerla. Più vanno sulle visualizzazioni, più magari riusciamo a convincerla di fare questa cosa. Le cose nascono così. Ma mai, cioè, mai dire mai, insomma, nella vita. Direi proprio di sì. Ma tu hai già in mente non dico un tour, chiaramente, però altri concorsi, perché già l'anno scorso avevamo parlato che avevi vinto, no? Sì, l'anno scorso ho vinto parecchi concorsi, fortunatamente è andata molto, molto bene. Quest'anno invece con i premi siamo un po' fermi, perché l'obiettivo sarebbe, insomma, di fare qualche data in più per farsi conoscere, magari qualche ospitata e quant'altro, quindi stiamo lavorando per andare verso questa direzione. Un paio di settimane fa sono stata ospite alla semifinale lombarda di Miss Mondo, dove ho proprio cantato Cantami Omina e basta un colpo, è andata molto bene, insomma, anche lì è stato un bel riscontro di pubblico, per vedere, sai, che dai bambini agli adulti che ti seguono e ti applaudono, forse sì, è positivo. Sì, insomma, è una cosa che fa ben sperare, ecco. Rieccomi di nuovo in compagnia di Anna Nanni, giornalista e cantautrice, e di lei abbiamo appena ascoltato il brano, il suo ultimo singolo, Cantami Omina, che abbiamo già detto che è uscito in occasione della festa del papà, e proprio in quello che è il video che è stato realizzato c'è la mamma, la mamma. Giustamente, papà mai, non si farà mai vedere il papà, non credete, mio padre lo verrete vedere solo se suonate il campanello di casa, poi neanche, forse, insomma, una persona riservata. Sì, sì, molto. Ma parliamo un po' del tuo futuro artistico, chiaramente, sì, in chiave di artista. Hai qualcosa che ci puoi anticipare, un'anteprima? Sì, un'anteprima molto, molto, molto mystery. Abbiamo registrato il singolo nuovo che uscirà per l'estate,
che è proprio una canzone estiva, fresca, e anche il video che abbiamo girato a Bibione, sulla spiaggia di Bibione, dove ho fatto un bellissimo tuffo in mezzo alle meduse con un freschino non indifferente, non indifferente, che dovrebbe uscire entro la fine di maggio, insomma, perché fare traghettare poi durante tutta l'estate, ecco, questo cammino. Abbiamo altre cose in cantiere, ma io scaramanticamente preferisco tacere. Non andare troppo nei particolari. Non troppo nei particolari. Ecco, l'obiettivo nel 2019 sarebbe fare un album nuovo, completamente nuovo, magari con queste due canzoni che segnano questo cammino nuovo che abbiamo intrapreso. Ma Anna, come fai a conciliare la tua attività di cantautrice con il tuo lavoro di giornalista? Perché io so proprio per esperienza insomma, che ti porta via tanto tempo. Porta via tanto tempo, però è anche fonte di molte ispirazioni. Perché sai, si vedono tante cose, ci sono tante cose che non si possono raccontare stampa, i famigerati fuori di penna, sì, a volte dicono infatti. Fuori di penna, però i fuori di penna li puoi usare tranquillamente senza fare riferimenti nelle canzoni, e quindi sono fonte di ispirazione. Il mio obiettivo sarebbe fare la cantautrice a tempo pieno, e attualmente non è ancora possibile. Il giornalismo mi permette di fare la cantautrice, però, proprio perché avendo i tempi che in qualche modo posso organizzarmi, mi lascia la libertà di manovra, elasticità anche nel muoverci, sì, poter andare, anche conoscere, poi perché conosci tantissime persone, è un modo anche per veicolare comunque la mia musica. Gli argomenti per parlare non ti mancano, perché insomma stai facendo notizie d'attualità, sì, parlare con le persone non è... È un modo come un altro, insomma, anche quello per rimanere sul pezzo, come si suol dire. Termine giornalistico. Insomma, un album, un nuovo album nel tuo futuro, nuovi concorsi anche? No, premi se me li vorranno dare, attualmente se me li danno io li prendo, ben venga, però... Proprio con il mio produttore, con Giancarlo, abbiamo deciso di puntare un po' più alto questa volta, quindi di... Avete alzato l'asticella. Sì, di non andare ai concorsi, ma di proporci come ospite, perché insomma hai un altro punto di vista, ci vedi visto in un'altra maniera se sei visto come ospite piuttosto che come partecipante, insomma. Un obiettivo un po' diverso, sì, però sì. Un altro modo, sì, insomma, perché di il risultato proporre... è quello, ribadisco, di arrivare poi nel 2019 ad avere magari una tournée a tutti gli effetti di un certo tipo, insomma. Wow. Beh, noi te lo auguriamo, nel senso, sì, proprio artisticamente, per la tua carriera. Tu sai che Radio Diva ti avvicina. Lo so. Mi avete tenuto battesimo, se non ricordo male, insomma, sì. E quindi quando uscirà la tua nuova produzione, quella che dirai per l'estate, sì, io ritornerò. Bene, perfetto, così ve la faccio ascoltare. Vi dico il titolo in anteprima, si Dai. Chiama Amo l'estate. E con Amo l'estate, che non possiamo ascoltare, no, ma sono parole che segneranno, insomma, questo tuo futuro. Nonostante artistico. Tutto, tra l'altro, perché è molto ironica la canzone anche quella lì, perché l'estate ha tantissime belle cose, ma anche cose un po', insomma, tipo le zanzare, che non sono propriamente... Sono tipicamente nostre. Sì, sono tipicamente nostre, però non sono tipicamente fantastiche. Ecco, da... E questo lo sappiamo un po' tutte, insomma, anche, soprattutto per i beccotti, ecco, cosiddetti. Come questione. Benissimo. Anna, il nostro tempo, sai, purtroppo è terminato, ma io ritornerò, ripeto, a ritrovarti per parlare del tuo nuovo singolo, che probabilmente farai anche un video dopo, successivamente. Sì, sì, il video, no? Esce anche insieme al singolo, esce in fine maggio, insomma, sostanzialmente. Adesso Cantami Omina è già visibile su YouTube, in streaming si può ascoltare su Spotify, su iTunes è scaricabile, quindi c'è chi volesse anche comprarselo e metterselo come suoneria, può benissimo fare. Certo. E invece l'altro, quando ci saranno le date, insomma, lo faccio sapere. Ecco. Certo. Non abbiamo ancora la data precisa. Vabbè, ma noi, io ti tengo sott'occhio, ti monitoro, nel vero okay. senso della parola. Grazie per questo tuo intervento. Grazie, e la prossima puntata di Diva Arte, sempre con Anna Nani, ovviamente. Perfetto. Cantautrice arianese doc. Doc, soprattutto. Sì. E una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e anche a te, Anna. Grazie mille agli ascoltatori di Radio Diva.